Benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi registro la seconda parte dei prodotti finiti, cancelletto 2 per il mese di giugno, perché ne ho finiti tantissimi e quindi voglio farveli vedere, così smaltisco e vado a buttare tutta sta roba nel cassonetto. Allora, andiamo avanti dove eravamo rimasti prima. Ho finito questo doccia schiuma che si chiama Mr. Frosty di Avon all'arancia e al cranberry speziato, quindi dovrebbero essere delle bacche speziate. Con questo mi sono trovata bene, un buonissimo gel doccia, un buonissimo profumo di arancio, si sente tantissimo. Questo faceva parte della collezione di Natale di Avon. Lo vendevamo noi presentatrici per 2,95 € nel periodo di dicembre-gennaio, forse anche novembre. Mi è piaciuto molto, se dovesse ricapitarmi lo ricompro perché è buono e poi finita la doccia vi lascia nella vasca. Comunque nel box doccia un odore forte forte di arancio, quindi lo approvo. Andiamo avanti. Ho finito questo meravigliosissimo correttore di Astra che non si legge più nulla, ma mi sembra si chiamasse Be Perfect di Astra. Aveva un inci accettabile. Come vedete si è consumato in maniera veramente indegna anche il packaging ed è veramente brutto. Però vi so dire che adesso il packaging l'hanno modificato, quindi per fortuna, perché perdeva tutte le pagliuzze dorate derivanti da questo coso qua di plastica. Comunque, come vedete, il correttore è finito, era nella tonalità 3, mi sono trovata benissimo perché, come vedete, l'ho pure scavato, non a caso, e se dovessi riuscire a trovare proprio questa tonalità precisa, penso che lo ricomprerei. Costa circa 3 euro. Nei negozi cinesi oppure dai Persop, insomma, l'Astra è una marca che si reperisce abbastanza bene. Quindi questo lo approvo, sì. Vado avanti. Ho finito queste mega salviette della Braun. Sono panni igienizzanti multiuso, igiene profonda. Sono dei panni che praticamente vanno bene per igienizzare diversi mobili, diverse, come posso dire, diverse superfici. Io questo qui lo utilizzo dappertutto, ragazze, nella scrivania, nel tavolino dove ci sono magari le ciotole, magari che ne so se mi cade qualcosa anche per terra, perché sono igienizzanti, sono buoni, sono super inumiditi. Sono 40 pezzi, costano circa 1,80 € poco e mi ci trovo molto bene e tra l'altro li devo comprare perché non ne ho più in casa. Quindi vedete perché mi servono anche questi video? Perché mi devo ricordare delle cose da comprare. Ho finito questo prodotto qui, che la bottiglia devo averla già buttata, ma l'incarto l'ho tenuto. È semplicemente un diffusore di fragranza per ambienti. Questo qua era ai fiori e devo dire che si è sentito tantissimo e forse ne ho ancora tanto così, quindi. No, cosa sto dicendo? Ne è ancora tanto così di un altro che è di un'altra fragranza. Questo qui l'ho finito. Comunque molto buono, ve lo consiglio. L'ho preso da MD Discount di marca Relevi. Profuma parecchio e costa poco, quindi lo ricomprerò. Adesso arriviamo all'angolo delle cose da magnà che ho finito. Allora, come sapete, io per quanto riguarda i prodotti finiti alimentari, io non è che tengo tutte le confezioni delle cose che ho finito, tengo le confezioni di prodotti alimentari appunto che mi sono piaciuti, li approvo e sicuramente li ricomprerò. Quindi tutti i prodotti finiti alimentari che voi vedete adesso in questo video, io sicuramente li ricompro e sicuramente mi ci sono trovata bene e mi sono piaciuti. Vado e procedo subito. Vi faccio vedere la mia cola biologica, questa qui si chiama Whole Earth Organic Sparkling Cola. Questa qui la trovo o alla biobottega o al giardino dei libri per 1,80 euro, 1,70 euro. Sono 33 centilitri. È fatta con sciroppo di agave, succo di limone e acqua gasata, estratto di orzo. Quindi questa qua è buonissima. Sicuramente la ricompro e la provo. Ve la consiglio se vi piace la cola al limone. Vi consiglio questi fantastici bastoncini di mela della Melinda che mi piacciono tantissimo. Sono andata al Bennet e non da MD a fare la spesa e quindi non ho comprato gli spicchi, ma ho comprato questi qui che sono a stichi, a bastoncino. Mi piacciono e li voglio ricomprare, tra l'altro.
euro per 25 grammi di prodotto. Li approvo. Ho finito questo budino qui, però questo qui non l'ho messo io qui, come vedete, ecco. Cavolo. Questo crème dessert di soia al gusto vaniglia li ha finiti il mio ragazzo e ha messo lui l'incarto qui dentro, però a me non è piaciuto per niente, l'ho assaggiato, sa proprio di soia, la vaniglia non so se l'ha vista, cioè la vaniglia non è pervenuta, per quanto mi riguarda sa troppo di soia, per cui questo no, non lo ricompro per niente, forse se lo ricompra lui, ma io no. E poi ragazze, cioè guardate che me sono magnata. Limited edition Ritter Sport, cioccolato al latte ripieno di yogurt alla mora. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. E se lo ritrovo, certo che lo ricompro. A me le schifezze mi piacciono. Pagato 1,20 euro. Dove l'ho comprato? Forse al gigante, non mi ricordo più. Comunque, se lo ritrovo, lo ricompro molto volentieri. Eccolo, un prodotto beauty. In mezzo ai prodotti finiti alimentari. Questa è una maschera della Nivea Q10 Plus antirughe, maschera rassodante, mi è piaciuta tantissima, tantissimo. L'ho comprata al Bennett per 1,30 euro, sia questo che la parte sopra. Mi è piaciuta tanto, ha una buona azione, diciamo, rassodante e idratante. Quando la togliete avete proprio la pelle super morbida quando la rimuovete. Ottima, la ricompro e la riutilizzo. Ho finito questa bomba qua di grasso. Madonna, quanta cioccolata che mi sono mangiata. Cioccolato svizzero al latte extra cremoso con nocciole macinate. Sì, questo è della marca Dolciando le nostre stelle, cioccolato svizzero. Lo trovo all'Eurospin per 1 euro e lo ricompro assolutamente perché è buonissimo. Questo è ancora più buono della Ritter Sport allo yogurt. Questo è buonissimo. Poi vedete che il colore della cioccolata è un marrone chiarissimo, cioè si vede proprio che ci sono le nocciole dentro all'impasto, per cui questa me la compro assolutamente sì. Consigliatissima. Naturalmente un'altra cioccolata, ho finito gli Shoghetten, questi qui, questi particolari quadratini di cioccolato al latte con ripieno appunto di crema al latte, mi piacciono molto, li trovo da Penny e poi dove li ho presi? Forse anche questi al gigante, non lo so, comunque. Mi sembra che si trovino da Penny, costano 80 o 70 centesimi. Ci sono tantissimi gusti, ma questo è in assoluto il mio preferito. Quindi li ricompro assolutamente. Ho finito queste Cheekless che mi sono piaciute, chewing gum, per chi mi guarda non dal Piemonte. Queste sono delle gomme, sono delle chewing gum, sono alla liquirizia, sono confetti alla menta ripieni di gel alla liquirizia, buonissime. Il sapore non dura tantissimo, però per chi è amante della liquirizia queste sono veramente buone. Mi sembra di averle pagate 2 euro e qui ce n'è parecchie. Ci ho messo un po' a finirle. Ottime, penso che le ricomprerò, sì. Andiamo avanti. Spediti. Ho finito questi burger di soia biologici di marca Vivi Verde Coop. Sono molto molto buoni. Io questi qui li faccio nel forno. Mi sono piaciuti ed è strano perché io non so, appunto, come avete capito, non vado pazza per la soia, però questi qua mi sono piaciuti. Qui ce n'è 4, mi sembra che costino sui 3 euro. Li ricompro assolutamente sì perché mi sono piaciuti e il fatto che un hamburger di soia mi piaccia, devo ricomprarlo per forza. Ho finito queste gallette al Camut marchio di grano Khorasan. Queste le ho prese all'Eurospin, sono 250 grammi di prodotto, buone. L'unico problema è che l'una tira l'altra. Mi sembra che costino 1,30 euro e penso che le ricomprerò anche se non vorrei, sapendo che una tira l'altra per l'appunto. Ho finito questi sfogliatine Orzo e Sesamo dell'area bio che vi avevo fatto vedere nello spacchettamento del giardino dei libri. Mi sono piaciute però. Onestamente, tra queste e queste preferisco queste. Costano la metà e sono anche pure più buone, quindi queste non le ricompro. Ho finito questa maschera per le labbra di Sephora. Questa per l'appunto è una maschera per le labbra al karité e a paragone tra questa e la stessa alla rosa. Non mi sono trovata bene con questa perché non ho notato che l'idratazione è stata mantenuta durante il corso della giornata. Mentre per quanto riguarda quella alla rosa mi è piaciuta di più, ha mantenuto l'idratazione e la morbidezza nelle labbra. Quindi questa non la ricompro, ma ricomprerò quella alla rosa. Ho finito
una confezione del misto di frutta secca, del mix di frutta secca della Coop, che però in realtà vi avevo già mostrato, per cui cosa serve non lo so, lo ricomprerò di sicuro. Ho finito, cioè anzi, il mio ragazzo ha finito il profumo al patchouli di marca Sireta 30 ml, è un profumo ottimo, non so dove lo possiate reperire, 6 euro meglio spesi di qualsiasi altro profumo, perché veramente inebria, dopo 10 ore inebria come se l'hai appena spruzzato, quindi un profumo ottimo che spererei di ricomprare, ma non so dove ritrovare, se non in quella profumeria di Asti, quando ci riandrò. Ho finito questi biscottini fantastici, proprio il trionfo del burro, dell'olio di palma e del cioccolato al latte. Buonissimi ragazzi, è una porcata, quindi per forza sono buoni. Li ho comprati da MD Discount per 1 euro e spero di ricomprarli al più presto. Ho finito questo piccolo, cioè sempre il mio ragazzo ha finito questo piccolo campioncino di Prada Sport Luna Rossa, che me l'hanno dato appunto da Sephora in omaggio, con qualche acquisto che devo avervi sicuramente già fatto il video. Non so come si è trovato, onestamente, perché 1 ml di prodotto non lo so quanto possa aver capito. L'ultima cosa che vi mostro sono questi croccantini, che li abbiamo finiti appunto questa settimana. Questi sono i croccantini che mangia il mio gatto, perché è un gatto un po' delicato, un po' viziato, un po' figlio unico, e quindi di conseguenza gli diamo roba super di alta gamma, perché è giusto. Questi croccantini purtroppo li ho già ricomprati perché costano 8,50 euro, però sono dei croccantini che, come posso dire, lo fanno stare bene, gli fanno fare la cacca giusta, lo fanno stare bene, di conseguenza li riacquisto sempre. Ve li consiglio se avete dei gatti che hanno lo stomaco e l'intestino un pochino delicati, questi qua veramente vi risolvono qualsiasi problema, quindi averli in casa a me conviene sempre. Bene ragazze, vi ho mostrato più o meno 1 miliardo di prodotti tra questo video e quello precedente. Mi auguro che vi siano piaciuti, mi auguro di avervi tenuto compagnia piacevolmente, anche se ogni tanto mi sono impapocchiata, ma come sapete io sono spontanea, di conseguenza mi impapocchio sempre. Fatemi sapere se avete utilizzato anche voi questi prodotti che vi ho mostrato, sia quelli beauty nel video precedente, sia quelli alimentari in questo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come vi trovate e niente, scrivetemi quello che volete. Vi mando un grosso bacio e un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao!